Oggi efficienza energetica è sulla bocca di tutti, tutti dicono che quello che dobbiamo fare con priorità assoluta è quello che ci costa meno. Il problema è che purtroppo a tante parole non si vuole fare. Secondo me ci sono, come è anche emerso oggi, si parla di lavoro, evidentemente prima, il primo problema è la disinformazione, non informazione su quello che ci si può fare. E questo porta alla non conoscenza di quanto sarebbe utile e inoltre porta anche a continuare, direi, dei comportamenti non virtuosi. Come ha fatto presente l'amico Di Santo, stiamo notando, specie nelle grosse aziende, c'è una svolta culturale che stanno vedendo l'importanza dell'efficienza energetica e chiaramente la fanno solamente se ne hanno un ritorno. E qua c'è il grosso problema di dividere il nuovo dal vecchio. E il nuovo, se io devo fare un qualcosa di efficiente, la differenza tra l'investimento che faccio non efficiente e quello che è efficiente mi costa il 30% in più, per cui quindi devo vedere quel 30% in più quanto mi ritorna. Se invece io ho qualcosa di vecchio, una caldaia vecchia, la devo buttare via, devo pagare 100 più 30%. E quindi qua, se noi vogliamo effettivamente fare efficienza, bisogna vedere come riuscire a cambiare l'esistente. Come ho fatto presente, il nuovo nei vari settori è circa il 2-3% dell'installazione. Per cui mi tocca aspettare 30-40 anni per avere tutto il sistema efficiente. Per cui è come riesco a fare gli interventi per cambiare l'installato nelle varie cose, nel termico, nell'elettrico, eccetera, per avere l'efficienza. E qua chiaramente occorre una regia, una politica di incentivi che mi faccia partire specialmente quei settori dove ho un ritorno più a breve.